Sono orgoglioso di essere qui davanti con Chiamparino e di avergli fatto toccare con mano le difficoltà che hanno i lavoratori. Faccio una parentesi legata al 94, era berlusconiana questa fabbrica, oggi è salviniana e 5 Stelle. È innegabile, ne ha preso atto il presidente Sergio, io penso di poter provare a dare un segnale ai miei colleghi e dirgli che oggi credo che il Partito Democratico si stia avvicinando alla fabbrica e non solo a Mirafiori ma alla parte manufatturiera del paese. Oggettivamente il 50% qua dentro vota Salvini, il 30% è legato ai 5 Stelle. Perché? Perché una parte del PD si è lasciata scappare la parte manufatturiera dei lavoratori. Io non ho tessera di partito, sono vicino al PD, ma credo che la politica e non solo il PD si sia allontanato dalla fabbrica. Oggi i lavoratori votano 5 Stelle perché hanno la pancia che gli fa male e poi sta nascendo quella parte fascista che è legata a Salvini. Cosa potrebbe fare la sinistra per tornare nelle fabbriche? Per davvero? Intanto deve stare vicino ai lavoratori e ascoltarli, come abbiamo fatto oggi con col presidente Chiamparino. Dobbiamo star vicino alle aziende, perché io da sindacalista dico che per me le aziende sono la controparte, ma non sono dei nemici, e dobbiamo fare in modo sì che qualora le aziende abbiano bisogno di reindustrializzarsi, a quel punto facciamo in modo che arrivino degli aiuti, ma che poi diano fatti concreti. Qualcuno ha detto che faccio politica da 30 anni, ma quella è una politica sindacale, questa è una politica diversa su certi aspetti, ma sostanzialmente quando sei vicino alla gente, ecco, questa è la vera politica, stare vicino alla gente e ascoltarla. I suoi colleghi hanno detto che la voteranno? Ma guardi, io non ho parlato singolarmente con i colleghi, ho buoni rapporti con questa fabbrica, con i colleghi. Credo che non mi voteranno solo qui perché io ho costruito rapporti nella mia vita, ho 53 anni, per cui ho costruito rapporti con la gente e spero vivamente che facciano e applicano questa scelta.